Dopo 3 giorni di chiusura, riapre la Basilica del Santo Sepolcro. L'apertura si è svolta mercoledì 28 febbraio alle 4 di mattina, come succede ogni giorno. All'interno della Basilica, in attesa del felice momento, i rappresentanti delle 3 comunità responsabili della Basilica. Certo che siamo molto contenti che hanno deciso che la porta si deve aprire dopo questi giorni. Per noi la vita era normale, quotidiana, abbiamo celebrato tutte le liturgie dentro quando la porta era chiusa, la notte anche abbiamo pregato tutte le nostre preghiere. Ma grazie a Dio che adesso possiamo accogliere tutti i pellegrini. Dalle prime luci dell'alba sono arrivati i primi gruppi. Certamente è stato triste vedere la chiesa senza pellegrini, ma vedere arrivare la gente dentro, vedere la gente che veniva con questa gioia, può essere rapportata alla gioia della resurrezione. Abbiamo provato domenica, siamo tornati ieri, ma le porte erano chiuse e la gente pregava fuori. Eravamo solo molto delusi di non essere potuti entrare. Siamo davvero grati che ne abbiano riparlato e abbiano aperto le porte oggi. Grazie al cielo, tutte le nostre preghiere sono state esaudite e quindi meno male. Le porte della Basilica del Santo Sepolcro sono state chiuse nella mattina di domenica 25 febbraio. Si è trattata di una protesta condivisa dalle 3 comunità responsabili della Basilica: il Patriarcato Greco-Ortodosso, la Custodia di Terra Santa e il Patriarcato Armeno. A tema, l'ultimo disegno di legge proposto dal governo israeliano sulle proprietà della Chiesa, oltre che i recenti provvedimenti fiscali ipotizzati dal municipio di Gerusalemme. Nel pomeriggio del 27 febbraio, l'ufficio del primo ministro israeliano ha diffuso un comunicato ufficiale secondo il quale il capo del governo, Benjamin Netanyahu, e il sindaco di Gerusalemme, Nir Barkat, creeranno una commissione tecnica finalizzata alla negoziazione con i rappresentanti delle chiese. La sera stessa le chiese hanno risposto con un nuovo comunicato. Noi, i capi delle chiese responsabili del Santo Sepolcro e lo status quo che governa i vari luoghi santi cristiani a Gerusalemme, ringraziamo Dio per la dichiarazione rilasciata oggi dal primo ministro Netanyahu ed esprimiamo la nostra gratitudine a tutti coloro che hanno lavorato instancabilmente per sostenere la presenza cristiana a Gerusalemme e per difendere lo status quo. In seguito a questi recenti sviluppi, annunciamo che la Chiesa del Santo Sepolcro, che è il luogo della crocifissione di Nostro Signore e anche della sua risurrezione, sarà riaperto ai pellegrini.